Ignazio Barducci in rappresentanza del Comitato Spontaneo degli Agricoltori. Questa mattina una mobilitazione generale partita da Fossacesi e arrivata qui ad Atessa, dove ci sarà un presidio permanente per più giorni. Insomma, la vostra lotta non si può fermare. Esattamente come dice lei, non ci possiamo fermare, non ci possiamo arrendere, perché sarebbe la cosa più sbagliata che in questo momento potremmo andare a fare. Le ragioni di questa protesta, le dico subito, un po' coinvolgono la nostra Europa ed è chiaro che noi non vogliamo assolutamente il cibo sintetico, non vogliamo le farine da insetti, sia ben chiaro, ma questo è un aspetto generale. Il tutto perché? Perché va a colpire la nostra economia, va a colpire il nostro lavoro. Non ci saranno più cereali, non avranno bisogno più di grano, di altro, non avranno più bisogno, signori, nemmeno delle nostre bistecche, dei nostri arrosticini, però voglio concentrare un punto su altre richieste che ci riguardano più che altro la nostra regione e il nostro governo, il governo italiano. Vogliamo assolutamente no l'IRPEF in agricoltura, assolutamente, non vogliamo la reintroduzione come si sente dell'IMU, non vogliamo che vengano tolte le agevolazioni dal gasolio agricolo. Vogliamo innanzitutto che si faccia un intervento, una revisione di quella che è stata l'applicazione della PAC in Italia, perché la PAC in Italia è una questione nostra, cioè l'hanno voluta i nostri sindacati, in comune accordo con tutti gli assessori regionali, quindi là si può intervenire assolutamente. Non vogliamo, un'altra cosa molto importante, le dico subito, che venga introdotto obbligatoriamente l'assicurazione su mezzi che stanno fermi. Vogliamo alcune cose ancora importanti e che sono, ad esempio, le faccio un esempio a livello generale, non vogliamo, vogliamo che venga tolto l'obbligo delle sementi selezionate, che è una stortura del tutto italiana.